Beh, è chiaro che mi avrebbe fatto piacere continuare, però era un momento dove c'era bisogno di un segnale forte, di responsabilità, ma come ho sempre detto, continuerò a dire per sempre, un'esperienza come la mia in Ferrari, dopo aver vinto tanto, aver perso anche tanto negli ultimi anni per un nulla, per tre volte all'ultimo giro dell'ultima gara, sono episodi che insomma emotivamente lasciano il segno, e quindi la Ferrari rimarrà sempre nel mio cuore. Mi ha dato tutto, perché mi ha fatto crescere come professionista, come uomo, mi ha fatto conoscere un ambiente difficile e particolare come quello della Formula 1, però devo dire una scuola di vita, perché abbiamo vissuto insieme un periodo, io ripeto, dal 91 che sono stato in Ferrari, dove abbiamo vinto tutto, abbiamo fatto i grandi record, e quindi questi rimangono nella mia testa e nel mio cuore. Molto più facile essere sportivi quando si vince, quando si perde risulta difficile. Io sotto questo profilo credo di poter tutti quanti guardare la gente negli occhi, perché lo stile, il modo di vivere, il modo di rispettare gli avversari è qualcosa che uno deve avere dentro, e bisogna educare le proprie persone ad avere questo tipo di comportamento. Le piace come è cambiata la Formula 1 negli ultimi anni? Ma è una Formula 1 diversa, che ha tenuto conto di alcune esigenze da un punto di vista tecnico, ad alcuni sono piaciuti, ad altri meno. Io credo che l'elemento più importante su cui bisogna riflettere e reagire in fretta è come fare di nuovo innamorare i giovani, perché in questo momento vedo un distacco da parte dei ragazzi, che in questo momento hanno altri interessi, mentre rimane molto forte l'interesse per le persone che come me hanno già superato gli ANTA, e quindi bisogna ragionare su questo tema. Quanto tempo dovrà passare per rivedere la Ferrari primeggiare? Ma io credo che l'importante è non farsi prendere da un panico di dover distruggere tutto quello che si è fatto, perché sarebbe un errore mortale, perché vorrebbe dire tornare indietro. Quindi io spero con tutto il cuore di poterla rivedere al più presto.